Abbiamo appena preso i biglietti per il giro dello stadio. Forza Lisboa! Una bella sciarpa in omaggio e il ticket. Scott. Stamattina la situazione è questa, non sappiamo cosa fare. Ciao. Siamo distrutti, la vita notturna di questa città ci distrugge. Stiamo andando a visitare un po' le zone panoramiche di questa splendida città. C'è un bellissimo sole oggi. Siamo in questa meravigliosa città. Siamo in questa città dalla molteplice, molteplici sfumature, dalle molteplici forme. Piano, Mario. In Portogallo succede una cosa strana, forse questo è dovuto all'aria che si respira, non so. Che bella coppia, ragazzi, che siete. Che bello questo Portogallo. Stiamo andando al Castello di San Jorge. C'è un panorama assurdo. La mia vita adesso ha un senso. È bellissima questa vista. Para 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 para. Uomini! Ai pezzi! Oh! Ciao ragazzi! Oggi è l'ultimo giorno a Lisbona, purtroppo. Adesso andremo a vedere Sintra. Sintra e Cabo da Roca. Cabo da Roca, non so. Ragazzi, ma siamo a Londra? London 2019. Call me. Stiamo camminando a vuoto. Non so più cosa sono, chi sono, dove sono. Buongiorno signora, tutto bene? A voi? Tengo un ragungo a puffog. Ciao. Viti. Jingle all the way. Swiss all life, the up in line, the guacu, aru, wow, parasol. Come vi sembra questa Sintra, ragazzi? Devo dire la verità, non c'è male. Molto estiva come vedo, sta il mare, è bello. Nel mare, la montagna. Montagna, mare. Tutto insieme. Mauro, tutto ma com'è possibile che rolli sempre sigaretto ogni volta che ti riprendo? Perché tu mi un video mi hai fatto. Sì. Questa piccola cittadina di Sintra è la migliore che ho visto fino adesso in Portogallo, cioè a Lisbona. Devo dire la verità, sono rimasti specialmente colpiti da questo paesino che però contiene più caratteristiche tipiche, diciamo, di questa zona. E niente, ora ci avventuriamo in questo sentiero, chissà dove porta. Adesso andiamo a Cabo da Roca. E vai. Siamo nel pullman verso Cabo da Roca. Ci sentiamo come al liceo. Siamo i cattivi ragazzi che si mettono dietro a tutto e fanno casino. Gli unici che urlano. Sì.
l'autista guida malissimo. Stiamo per morire. Oh! Potrebbe essere l'ultimo messaggio questo, l'ultimo video. Siamo appena arrivati a Capo de Roca, fino al XIV secolo si pensava fosse il confine del mondo e attualmente questo è il posto più a Europa di Occidente, no, più Occidente di Europa. È il punto d'Europa più a Occidente. D'Europa. Ragazzi, questo ragazzo si vuole uccidere, attenzione. Anche io. Ovviamente noi siamo sul punto più alto d'Europa, non potremo scavalcare, lo facciamo lo stesso però. Perché siamo napoletani. È facilissimo cadere giù, basta poco, un attimo e va a finire totalmente a mare. Alla Chicco, come sta? Ragazzi, purtroppo questa vacanza, come ogni cosa, è giunta al suo termine. Ha vomitato come una fontana. Infezione al corona. È ancora più difficile a questo punto, dopo tutto quello che ci è stato di noi, salutarci. È stata una bellissima vacanza, molto molto intensa. Dopo questo ultimo giorno che passerò con loro, poi domani torno a Londra. Io a Bangkok, perché abito lì ormai da 15 anni. Alfonso abita a Baia. Da piazza, sicuramente trovate. Sono lì. Mettete mi piace e mettete sulla campanella. Subscribe. Lasciate un commento. Fare per quelli da e seguiteci i nostri video. Grazie. Ciao.